Eccoci, benvenuti a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar del ciclo Code Academy 2020 di Paleos. Oggi torniamo a parlare di coding e parleremo, come saprete, di ScottyGo versus Scratch. Tutta la lezione sarà appunto incentrata su fare una rassegna dei blocchetti di ScottyGo e trovarne in qualche modo un equivalente, laddove è possibile trovarne un equivalente in Scratch, appunto. E cominciamo perché sarà una lezione abbastanza densa e niente, quindi ora passo, chiudo la webcam, passo allo screencast e vi auguro buona visione e buon lavoro. Allora, eccoci qua, il modo migliore di fare questa rassegna è proprio seguire la Teacher's Guide, quindi la guida per gli insegnanti. Ora io ho la versione inglese perché quando ho acquistato la scatola di ScottyGo versione Edu, c'era ancora solo in inglese, nel frattempo dovrebbe anche essere uscita in italiano, ma insomma non dovrebbe essere un grosso problema, anche perché immagino che tanti di voi avranno ancora la versione in inglese. Questi PDF, come saprete, sono dei contenuti extra delle versioni Edu della confezione di ScottyGo da scaricare dal sito e potete scaricarle solo se avete, insomma, la versione Edu della confezione, ok? Che però non ha poi grosse differenze da quella per famiglie. Ok, cominciamo, andiamo subito alla prima lezione, più che altro per vedere come il programma di ScottyGo introduce, secondo un livello di difficoltà crescente, ovviamente, i suoi blocchetti, da quelli più semplici, più comuni, a quelli meno comuni. Questa pagina la troveremo ripetuta altre volte in queste due dispense perché ScottyGo, come saprete, all'interno dell'app propone all'utente una sfida da risolvere rispetto a una storia più generale, che è quella dell'alieno, insomma, che deve riparare la propria piccola navicella. E chiaramente uno può in qualche modo rispondere con codici differenti al quesito che gli viene proposto. ScottyGo, l'app, valuta anche l'eleganza del codice. Eleganza, in questo caso, vedete, fa l'esempio, appunto, intanto un parametro di eleganza è la brevità del codice, cioè tra due codici che fanno la stessa cosa, quello più breve ha un punteggio superiore, quindi 3 stelle contro 2. E in questo caso, però, vedete che entrambi i codici hanno, questi due esempi, quello di sinistra e di destra, hanno la stessa lunghezza, 4 righe di codice contro 4. In questo caso quello di destra è preferibile perché in qualche modo usa una struttura più modulare, più scalabile anche e più tipica poi della programmazione. In questo caso è il ciclo ripeti, che sono questi due blocchetti arancioni. Ok? Saprete che ScottyGo, insomma, deve superare tutta l'app, tutto il gioco è diviso in moduli. E il primo modulo è Europa 1 e vediamo che blocchetti ci propone. E poi andiamo subito a vederne l'equivalente in Scratch. Questa è la prima missione, la prima prova, che è molto semplice, due passi in avanti. E vedete, in ogni codice di ScottyGo bisogna sempre usare i due blocchetti inizio e fine viola. E poi in questo caso il movimento è piuttosto semplice, inserisco il blocchetto step e metto il numero, la cifra 2. In questo caso il ScottyGo si sposterà nella direzione del suo sguardo di 2 passi. Andiamo a vedere l'equivalente di questo in Scratch, per chi di voi ha dimestichezza con Scratch, facile immaginare che sia una cosa abbastanza semplice. Come sapete, tutti i codici di Scratch, diciamo, per avere una qualche forma di automatismo, comunque devono andare sotto un blocchetto situazioni. Non c'è un vero blocco inizio e fine dentro Scratch, perché Scratch, diciamo, usa un paradigma di programmazione a eventi, quindi il codice può avere vari inneschi in parallelo. A questo ne parleremo meglio la prossima volta, nella prossima lezione. E quindi ogni linea, diciamo ogni colonna di codice deve avere un suo innesco, un suo evento. Gli eventi sono i blocchetti situazioni, quelli con la gobba. Ok? Di solito si usa la bandierina verde per far iniziare un codice in generale, un gioco, un'animazione, altrimenti possiamo usare quando si preme il tasto spazio o altri spazi. Ok?
In questo caso ho messo la bandierina verde, quindi semplicemente quando premo la bandierina verde, il gattino in questo caso fa due passi, li fa indietro perché c'è da cambiare la direzione. Un attimo, e la cambiamo perché è rimasta, perché dopo ci sarà il lavoro sulle direzioni. Un attimo. Allora, no, non è il problema delle direzioni, è che l'esempio 1 è questo, in realtà non è visibile, stavamo vedendo il quarto esempio, lo rimetto visibile, eccolo qua, ecco, adesso funziona, quindi premo la bandierina e fa due passi avanti, quindi molto semplice. Per chi avesse poca dimestichezza con Scratch, ripeto, tutti i codici devono partire con i blocchetti situazioni. E questi sono quelli con la gobba, di questo colore, come possiamo dire, un beige, dipende poi dagli schermi, su alcuni schermi o su alcune LIM, poi questi colori variano un po', e poi il blocchetto dei passi è nella categoria dei movimento, ok? Ritorniamo a ScottyGo, andiamo avanti, perché dobbiamo percorrere tutte e due le dispense, quindi dobbiamo andare abbastanza spediti per riuscire a rientrare nella durata tipica, diciamo, di circa 50-60 minuti, ok? Qui c'è un'altra lezione, dove appunto i passi sono 7, ma insomma è uguale a prima. Andiamo avanti, andiamo alla quest numero 3. E qui, vabbè, qui inizia a fare la combinazione di cifre, quindi per creare, insomma, per mettere una cifra superiore o meglio, per mettere un numero che è composto da due cifre, quindi 10, 11, da 10 in su, oppure di poter usare anche gli operatori matematici, sottrazioni e le addizioni. E qui vediamo che in questo caso ScottyGo fa 10 passi. Chiaramente su Scratch è molto più semplice perché non abbiamo i blocchetti per comporre il numero, ma semplicemente ci basta cambiare il parametro all'interno del blocchetto passi, invece di 2 scrivere 10, ovviamente. Un po' più interessante è degli operatori matematici, scusate, che in Scratch trovate ecco qua, per esempio, posso fare fai 3 più 2, il blocchetto verde fa parte degli operatori matematici, lo trovate qui, sono quelli verdi, gli operatori ci sono, c'è l'addizione, la sottrazione, il prodotto, la divisione, il numero casuale, la condizione di maggiore, minore, uguale, poi gli operatori di logica booleana, quindi AND, OR e NON, e poi ci sono anche alcuni operatori che ci permettono di lavorare sulle stringhe di testo, che però su ScottyGo non ci sono le stringhe di testo, quindi non ne parleremo, insomma. Torniamo alla nostra Teacher's Guide di ScottyGo, andiamo avanti. Ok, poi vengono, ecco, nuovi blocchetti, vengono introdotti e poi vedremo l'equivalente in Scratch, gira a sinistra e gira a destra, perché nel personaggio, e questo avviene anche con i personaggi dentro Scratch, la direzione avanti, o meglio, la direzione frontale del nostro personaggio la identifichiamo, la riconosciamo semplicemente guardando lo sguardo del personaggio, quindi in questo caso, se il nostro robottino deve raggiungere questo obiettivo, deve ruotare verso destra ed infatti gira a destra e poi due passi. Ok? Andiamo a vedere qual è l'equivalente all'interno di Scratch. Intanto capiamo già che chiaramente qui ScottyGo è vincolato a una vista dall'alto perché l'interfaccia grafica è fatta così, è fissa, essendo una specie di videogioco, mentre ovviamente su Scratch ora il nostro personaggio chiaramente si muove in un certo modo, ma nulla ci vieta di fare un gioco, di fare un'animazione che si vede dall'alto, quindi non, magari non vediamo
il gattino così di frontalmente, ma magari lo vediamo dall'alto e vedremo solo la forma dall'alto della testa o dei piedi, insomma, come si vede in alcuni videogiochi. Quello perché Scratch chiaramente ci permette, essendo un ambiente di programmazione, essendo più versatile e universale, ci permette di costruire il nostro tipo di rappresentazione grafica. Comunque, se vogliamo in qualche modo ragionare sulla direzione, qualcosa simile a quello che abbiamo visto in ScottyGo, una cosa che si usa spesso in Scratch è il blocchetto punta in direzione, che fa sempre parte del menu movimento. Eccolo qua. In questo caso punta in direzione 90 gradi, che è quella di default, e voi vi chiederete cosa significa 90 gradi. Clicco sul parametro e qui vedete, 90 gradi è, diciamo, il nostro est, o in questo caso è il frontale per il personaggio. Se magari scegliessi 180, vediamo cosa succede. Scusate. Punta in direzione 180, fai due passi. Allora, aspettate. No, è che stiamo ancora lavorando con l'altro, devo mettere visibile lui e nascondere loro. Lo rifaccio rivedere. 90 gradi. Quindi vedete, il personaggio ruota il suo sguardo in direzione est e poi fa due passi. Punta in direzione 180. In qualche modo il personaggio ruota in direzione sud e poi fa i due passi. Chiaramente questo tipo di modifica della direzione non ha molto senso con un personaggio fatto in questa maniera. Bisognerebbe avere un personaggio visibile dall'alto, o un po' come ora. Chiaramente qui in ScottyGo cambia anche la grafica. Bisognerebbe proprio avere un personaggio come se fosse una specie di pedina della dama, o comunque un personaggio che si vede esattamente dall'alto per dare senso a questa cosa. Ripeto, non c'è una, soprattutto lo vedremo anche più avanti, sui blocchetti che hanno molto a che fare con l'interfaccia grafica, quindi con ciò che vediamo, è ovvio che c'è una distanza maggiore fra ScottyGo e Scratch, perché ScottyGo ha una sua grafica relativa a una storia che è chiusa specificamente. Su Scratch possiamo decidere noi di fare dei progetti grafici dall'alto, di lato, tre quarti, eccetera, eccetera. Ok? Andiamo, mentre invece vedrete che poi ci sono invece dei blocchetti molto più universali che sono pari pari, si ritrovano in Scratch, in ScottyGo e in altri prodotti anche più avanzati, in altre piattaforme per il coding come Arduino, eccetera. Quindi ora lo metto non visibile, così dopo non ho il problema di non capire perché non funzioni. Torniamo alla nostra guida, andiamo avanti, vediamo quale nuovo blocchetto viene introdotto. Va bene, gira a sinistra, è la stessa cosa. Andiamo avanti. Prova numero 6. Queste poi sono tutte varianti, insomma, di quello che abbiamo visto prima. Insomma, semplicemente c'è solo da fare un elenco più lungo, ma i blocchetti, come vedete, sono sempre gli stessi. Step, gira a destra, gira a sinistra e il parametro di quanti passi deve fare. Ok, chiaramente noi andiamo avanti perché quello che ci interessa è vedere i nuovi blocchetti che vengono introdotti, chiaramente. Ok, qui vediamo, no, troviamo nuovamente l'operatore della sottrazione, però ci dice, in questo caso non lo useremo per fare la sottrazione, ma per camminare all'indietro. Quindi in questo caso ScottyGo può andare indietro semplicemente usando sempre il blocchetto step e mettendo meno 2 nel parametro, e quindi andrà in direzione all'indietro. La marcia indietro funziona allo stesso modo in Scratch. Allora, aspettate, torniamo al nostro primo esempio, rendiamolo visibile. Vedete, se risposto, ritrascino il nostro gattino qua. Se premo la bandierina fa 10 passi nella direzione
standard del suo sguardo, se metto un bel meno, il nostro gattino va all'indietro. Ok? Quindi funziona esattamente allo stesso modo. Torniamo a vedere Scratch, cioè Scotty Go, scusate. Qui ci sono altre varianti dello stesso, insomma, dei soliti blocchetti. Direi che possiamo procedere velocemente. Vedete, sono tutte semplici combinazioni, elenchi sempre più lunghi, ma insomma, dove troviamo sempre i soliti blocchetti. Considerate questo, i nuovi blocchetti, se non sbaglio, se non ricordo male, vengono sempre introdotti nei nuovi moduli. Ok? Quindi, insomma, ora via via andiamo avanti nella lezione, cercheremo di procedere sempre più velocemente nei nuovi moduli. E infatti siamo arrivati al numero 2, Europa 2. E qui ci dice Scotty comincia a interagire con ciò che lo circonda, quindi a raccogliere dal terreno alcuni oggetti, e insomma ora lo vedrete. E viene introdotto il blocchetto raccogli. Ok? E dicevo, quindi il blocchetto raccogli. A cosa serve? Appunto a raccogliere poi degli oggetti che il nostro Scotty troverà sullo scenario di gioco. Come vedete, in questo caso viene chiesto di prendere la lumaca e poi posizionarla qui sulla pista da corsa, e questo è il codice, molto semplice. Ora non mi interessa ora soffermarmi sul codice, perché è ovviamente abbastanza semplice. Fai due passi in avanti, raccogli e fai quattro passi fino ad arrivare alla pista. Mi interessa un attimo soffermarmi su questo argomento. Pick up, raccogli è il primo di una serie di blocchetti, perché poi ce ne saranno anche altri, serie di blocchetti di Scotty Go che sono poco universali, cioè sono dei blocchetti che hanno un senso all'interno della specificità, della caratteristica, dell'interfaccia grafica specifica e caratteristica di questo gioco Scotty Go, ma che fuori da lì non hanno senso, perché raccogli, che significa? Raccogli un oggetto in questo gioco, ma in un gioco diverso magari non ci sono cose da raccogliere. E dentro Scratch, boh, io potrei fare un'app, un'animazione dove non c'è niente da raccogliere, ok? Qualcosa di simile, ovviamente, qualcosa di simile appunto a un blocchetto poco universale e molto specifico rispetto al suo ambiente, c'è anche in Scratch, in realtà. Ve lo mostro. Una volta era di serie, lo trovavate qui, ora dalla versione 3 va aggiunto mediante estensione, quindi uno va qui in basso a sinistra, aggiunge un'estensione e sceglie penna, e arriva il menu penna. E per esempio, questo tipo di blocchetti non è che hanno una corrispondenza in altre, diciamo, piattaforme per il coding o nei linguaggi di programmazione veri e propri. Dipende, bisogna circoscrivere un po' il contesto. All'interno di Scratch, per esempio, in Scotty Go, appunto, un blocchetto penna non c'è, perché non è previsto che il personaggio scriva o lasci delle tracce grafiche. Ok. In questo caso, cosa fa? In questo caso ho scelto il blocchetto timbra, e semplicemente lui in qualche modo si duplica, si ritimbra, fa un duplicato di se stesso ogni volta che premo la bandierina, fa un duplicato di se stesso e fa due passi, e quindi si crea questo effetto. Posso anche chiaramente aumentare il numero di passi per aumentare un po' la distanza fra i vari timbrini, ok? Ripeto, questo non c'è, non fa la stessa cosa ovviamente del blocchetto raccogli dentro Scotty Go, ma era solo per farvi un esempio di un blocchetto che ha senso solo all'interno del contesto dove stiamo lavorando. Ok? Questo ricordatevene anche se siete soprattutto docenti della primaria, ricordatevene anche, è una cosa molto importante, soprattutto se poi vi troverete anche ad affrontare con i vostri alunni anche delle applicazioni dei laboratori di robotica. Questa è una delle differenze fondamentali, che
che magari anche nella robotica, magari boh, userete, che ne so, MBOT, boh, forse il Lego WeDo, o comunque qualcosa che magari si programma a blocchetti, e magari i blocchetti sono molto simili a quelli di Scratch. Fateci caso, soprattutto se usate MBOT, insomma, prodotti che possono usare MBLOK. E vi accorgerete che di questi blocchetti sì, hanno la stessa forma, colori simili, eccetera, ma i blocchetti per la robotica fanno delle cose diverse, perché la robotica, che ne so, non si usa la penna, perché non c'è possibilità di, non c'è un equivalente nel mondo fisico di questo, del timbrare un personaggio. Non c'è un personaggio, c'è un robot che al massimo si muove, al massimo rileva alcune cose dai sensori, eccetera, eccetera. Quindi ricordatevi proprio questa cosa dei blocchetti in qualche modo non universali all'interno del mondo della programmazione. Ci sono dei blocchetti che si trovano ovunque, in tutti i linguaggi di programmazione, e in particolare sono le strutture di controllo, le variabili e gli operatori matematici. Tutto il resto, sì, forse qualcosa delle situazioni, tutto il resto, movimento, aspetto, suono, sensori, eccetera, sono tutti blocchetti che hanno senso dentro Scratch, così come dentro ScottyGo, pickup ha senso solo dentro ScottyGo. Andiamo avanti, tanto ora sta per arrivare un altro blocchetto simile. Qui semplicemente allungano un pochino l'esempio, ma è sempre lo stesso principio attivo, diciamo. Procediamo, procediamo. Allora, dov'è? Ora tra poco ci introduce il blocchetto salta. Insomma, è abbastanza facile capire che cosa serva, e serve appunto per saltare determinati ostacoli. In questo caso deve fare un passo avanti, raccogliere la lumaca, girare a sinistra, fare due passi indietro. Raccoglie l'altra lumaca, di nuovo due passi avanti, saltare su questo ostacolo, questa specie di pozza, prendere quell'altra, e eccetera. Ok, qui vale lo stesso discorso di prima, ovviamente salta. Io magari su Scratch faccio un'applicazione che prevede che il personaggio o l'oggetto principale possa saltare, e quindi anche questo è un blocchetto totalmente specifico. Ripeto, questa cosa, soprattutto se dentro il nostro sito Paleos, insomma, vi andrete a guardare anche qualche video, qualche webinar sulla robotica, la primaria, la secondaria, insomma, questo è un argomento che è venuto fuori varie volte, insomma, di robotica versus lavoro di coding totalmente all'interno del computer. Semplicemente ci sono dei blocchetti che hanno senso solo all'interno del PC, dove magari stiamo lavorando con personaggi, con storie grafiche, eccetera. Fuori dal PC, nel mondo fisico dove si muove un robot, questi blocchetti non hanno alcun senso. Ok? Immaginate appunto se dicessi il robot salta, dipende se il robot è fatto in modo di poter saltare. Se è un robot con le ruote fisse come un carro armato, chiaramente non può saltare, è evidente. Ok? Andiamo avanti. E vediamo se c'è qualcos'altro, ma non ok, ecco, qui inizia a inserire qui ci dice, insomma, che in questa prova ora non era richiesto di usare il ciclo ripeti, lo vedremo più avanti, però insomma viene introdotto perché chiaramente via via che gli elenchi si allungano e più o meno c'è da fare sempre le solite cose, come ho detto, ScottyGo cerca di incentivare lo studente, l'utente, a cercare soluzioni più modulari, più universali e anche più eleganti. Per esempio, appunto, invece di fare un elenco delle stesse cose 3-4 volte, si fa un blocco ripeti. Ok? Vediamo se c'è un esempio. E qui infatti vedete che ci riporta questa cosa che avevamo visto anche prima. Vediamo se ci mette un esempio. No, perché tanto ha detto che lo vedremo più avanti. E più avanti vedremo anche il blocco ripeti all'interno di Scratch, che vi preannuncio che è sempre dentro le strutture di controllo. Ok?
un suggerimento appunto di dire ai propri studenti di, insomma, di cercare una rotta ottimale per Scotty che appunto renda il programma il più breve possibile, perché comunque l'app valuta anche quello, ok? Dal punto di vista proprio algoritmico. Allora, andiamo, saltiamo alla prossima, al prossimo modulo. Eccoci, il terzo modulo è il Sud America. Ok? E qui, come ci preannuncia il sottotitolo, azioni ripetute. Ok? Quindi, insomma, entra in gioco finalmente il blocchetto ripeti, che come ho detto c'è anche in Scratch. Ve lo mostro. Eccolo qui, lo si trova nel menu controllo, le strutture di controllo e il numero di cicli da ripetere si inserisce qua dentro. Vedete che qui è chiuso, in Scratch, in Scottigo, scusate, va definito in questo modo, si deve usare il blocco ripeti, mettere una cifra che ci dica quante volte il ciclo deve essere ripetuto e il ciclo ovviamente deve essere chiuso, cioè la nostra app deve avere un qualche tipo di gancio, di qualcosa che gli dica che il ciclo è chiuso e che da qui si ripete. Ok? Vediamo il nostro primo loop, il nostro primo ciclo, in questo caso vediamo cosa ci dice di fare. Vedete, il nostro Scotty, vediamo che cosa fa nel ciclo. Dice di ripetere due volte la seguente sequenza di due righe, due passi, raccogli. Ok, quindi vediamo, il primo ciclo fa 1-2 passi, raccoglie, il secondo ciclo 1-2 passi, raccoglie. Ecco. Ora, chiaramente in questo caso, essendo solo due righe, uno poteva tranquillamente ripetere queste due righe e veniva quattro righe uguale. Però, come ci ha già detto più volte la Teacher's Guide, questa soluzione è privilegiata dal punto di vista del punteggio da parte dell'app, perché è più elegante e più modulare, perché insomma sfrutta dei blocchetti, che si chiamano appunto strutture di controllo, il repeat. E poi le altre le vedremo più avanti, che insomma sono più sofisticate e che poi insomma sono molto più utili anche in prospettiva, perché si ritrovano, queste sì che sono universali, queste sì si trovano in tutti i linguaggi di programmazione che poi magari gli studenti troveranno anche negli ordini di scuola superiori, ok? Andiamo avanti, qui ci sono tutte, diciamo, delle varianti. Ancora, le cose iniziano a farsi interessanti qui quando ci dice, ah, tanto vi mostro il ciclo ripeti, scusate, in azione anche su Scratch. Allora, vediamo, rendiamo visibile il nostro gattino. Ok, cosa succede? Uf, aspettate che c'è anche lui visibile, lo togliamo. Allora, eccolo qua. Devo pulire anche lui. Pulisci. Ora lui è invisibile e lavoriamo di qua, ma lo devo recuperare e mettere qui. Ok? Eccolo qua, vedete. Pulisci. Vai dove x è 0. Allora, questo è il codice, premo la bandierina verde e per 10 volte mi ripeterà il fai passi avanti, fai 20 passi avanti e timbra. Come abbiamo già visto, timbra significa semplicemente che il gattino fa una copia della propria immagine, quindi eccolo qua. Ok? 10 volte ripetuto. Come abbiamo già visto, viene introdotto il tema del lavorare dentro il loop, dentro il ciclo e fuori dal ciclo, come vedete da qua, ve lo zoomo un po'. Ok? In questo caso il programma inizia, ma dentro il ciclo, cioè questo è il ciclo che si ripete due volte, mentre questi blocchetti, le prime tre righe, scusate, rimangono fuori dal ciclo, quindi non si ripetono. Ok?
A cosa può servire questa cosa? Eccolo qua, qui si vede meglio, rizoomo indietro, scusate. A cosa può servire questa cosa? Intanto, per fare appunto un'operazione, magari una sequenza deve essere fatta una sola volta, e invece ce n'è un'altra successiva che deve essere ripetuta, come in questo caso, tre volte. Niente, quella che deve essere fatta una sola volta viene messa fuori dal ciclo. Dentro Scratch la cosa diventa particolarmente, per esempio, appunto in questo caso vedete che lui deve fare tre passi solo la prima volta, poi ne deve fare due. Infatti, cosa fa? Il codice fare tre passi, raccogli, poi gira a destra e poi deve fare per tre volte la sequenza: due passi, raccogli, due passi, raccogli, due passi, raccogli. Vedete, tre passi, raccogli, gira e da qui inizia. Da qui inizia il loop, ok? Tre volte il modulo: due passi raccogli, due passi raccogli, due passi raccogli. In Scratch è particolarmente interessante ragionare su ciò che va fuori dal loop, perché fuori dal loop di solito si fanno, fuori dal ciclo, si fanno le operazioni di reset. Cosa significa reset? Vedete che io premo bandierina verde, parte il codice e mi ripete il gattino 10 volte. Ok, se lo faccio un'altra volta mi va laggiù, mi continua ad andare a dritto. Perché? Perché ogni volta che faccio ripartire il mio codice, il mio programma, di fatto io non resetto le condizioni iniziali. Come le resetto? Con questo. Vai dove x è 0 e blocchetto pulisci. Cos'è che va dove x è 0? Il gattino. Perché Scratch nel suo sistema di riferimento cartesiano lo 0,0 è nel centro, quindi in questo caso dico al gattino di andare dove la x è 0 e pulisci, mi cancella tutte le copie. Invece di farlo, di usare questi due blocchi a mano, quindi premendo proprio fisicamente sopra in questo modo, posso inserirli qui, fuori dal ciclo, e quindi in questo caso quando premo la bandierina, vedete, si resetta e rifà da capo. Ok? Quindi dentro il ciclo, fuori dal ciclo, ci sono queste due righe. Vai dove x è 0 e pulisci. Andiamo avanti. Va bene, introdurre, vabbè, nozioni qui di matematica, fisica, ora non è il nostro principale obiettivo, perché l'obiettivo appunto è fare un po' un parallelo fra i blocchetti di ScottyGo e di Scratch. Ok, queste poi sono tutte varianti. Ora, se non ricordo male, verso la fine del modulo viene introdotta una cosa molto, eccolo qua, molto interessante, che sono gli annidati. Ok, gli annidati vuol dire un ciclo dentro un altro ciclo. Ok, e in questo caso vedete che ci sono un blocco repeat, un blocco ripeti, vediamo, si vede meglio qua, eccolo qua. Quindi ripetere tre volte, dovete considerare questo, ora chiaramente immagino che la maggior parte di voi sarà docente della scuola primaria, quindi difficilmente si confronta con il coding testuale. Ma nel coding testuale sono molto importanti le parentesi per poter distinguere due cose. Sono importanti le parentesi e quella che si chiama l'indentazione, cioè lo sbandieramento a sinistra del testo. Cioè per capire quali sono i cicli quando si usa il testo si usano delle parentesi. In questo caso avremmo usato una parentesi graffa che si apre a questo livello e si sarebbe chiusa qua giù, e qui un'altra parentesi graffa aperta, parentesi chiusa. E grazie allo sbandieramento a sinistra, cioè a questo spazio, riusciamo anche nel testo ad avere comunque un aiuto grafico per capire quali sono i cicli esterni, i cicli interni, annidati, eccetera. E ScottyGo fortunatamente in questo ci aiuta, in quanto già l'incastro dei blocchetti fortunatamente ci dà questo riferimento a sinistra, no? Vedete che questo è il primo ciclo, è spostato più a sinistra, poi c'è il secondo ciclo annidato che è un po'
un po' a destra, ok? Questa riga qua è fuori dal secondo ciclo, fuori dal ciclo annidato, e fa parte solo di quello esterno, ok? Questo avviene pari pari anche in Scratch. Nascondo lui, apro lui, pulisco, metto questo dove è fuori, quindi queste righe qui dove riposiziono il gattino, in questo caso lo metto a posizione X-400. Ora capirete perché. Ripremo il blocchetto pulisci e poi c'è un primo ciclo che ripete 4 volte. Quello che avviene qui dentro, e a sua volta qui dentro c'è una ripetizione di 4 volte di questo, e vedrete ora cosa accade. Accade questo, che non doveva accadere così, perché dobbiamo, lui l'ho nascosto un attimo, perché va pulito anche lui in questo modo. Ok, ora è nascosto un attimo. Ok, e mi ero scordato di inserire qui fuori dal ciclo il portadimensione al 100%, perché vedete che a ogni giro il nostro personaggio, la sua dimensione viene ridotta di un meno 10 e piano piano diventa piccolissimo. E se quindi non resetto all'inizio del codice la dimensione originale, è un problema. Ok, eccolo qua. E quindi vedete che lui via via a ripetizione, possiamo secondo me mettere un po' meno qui, ora non ricordo quant'è, diciamo meno 300, diciamo anche meno 200, ok, così si vede meglio. Vedete che a gruppi di 4 via via i nostri gattini diventano più piccoli. Perché? Sì, perché a gruppi di 4? Perché il gruppetto di 4 agisce dentro questo annidato dove fai 2 passi, fai 20 passi, timbra, 20 passi, timbra, 20 passi, timbra, 20 passi, timbra. Dopodiché riduci le dimensioni, riparti per 4 volte, riparti e di nuovo fa altri 4 gattini un po' più piccoli. Ok, per renderlo più evidente possiamo anche aumentare il ridimensionamento, portarlo a meno 20. Ok? Quindi anche qui vedete come agisce l'annidato, in questo caso l'annidato i cicli ripeti annidati. Torniamo alla nostra Teacher's Guide. Andiamo avanti, dovrebbe essere finito. Esatto, e arriviamo al quarto modulo, che è America del Nord. Allora, in questo modulo vengono presentati nuovi personaggi, appunto vedete Castoro come ponte, che in qualche modo possono aiutare Scotty a risolvere la missione, ok? Perché Scotty non passa nell'acqua e in questo caso usa il Castoro proprio come un ponte, come un aiuto per oltrepassare il fiume. E vediamo quali sono i blocchetti relativi ai personaggi. I blocchetti relativi ai personaggi sono questi. Bisogna fare attenzione a scegliere il personaggio giusto dalla confezione. E quindi, per esempio, vediamo qui subito la missione. Qua, per esempio, appunto, cos'è la prima cosa? Scotty Go qui deve attraversare, deve fare spostare il castoro in modo che gli faccia un po' da pietra di appoggio per superare il corso d'acqua. E quindi vedete, la prima cosa che avviene è scambia il castoro, fanno muovere i 4 passi, dopodiché torna Scotty Go e procedi con la missione. Ok, ora non mi interessa analizzare le singole missioni, perché tanto qui l'unica cosa a cui c'è da stare attenti è come dire, immergersi nella storia, nella missione, e capire quale personaggio c'è da usare e poi come dire, sceglierlo e fargli fare le cose con i blocchetti che abbiamo già visto. Mi interessa cercare di capire se dentro Scratch c'è un equivalente o qualcosa di simile. Andiamo a vedere. In Scratch la cosa più simile, per chi lo conosce un po',
potrebbe pensare che la cosa più simile sia il blocchetto passa al costume, che è dentro il menu aspetto, perché, vabbè, qui faccio un piccolo ripasso di Scratch per chi non avesse dimestichezza. Comunque vi invito a vedere i miei video del corso Creare videogiochi con Scratch, tanto una volta che siete iscritti al sito potete vederlo gratuitamente. In Scratch ragioniamo per personaggi, che sono poi quelli che mettiamo qui, gli singoli sprite, e ogni personaggio, così, dato che Scratch segue la metafora del teatro, ogni personaggio nel teatro può assumere diversi costumi, cioè io, come magari la storia che sto recitando, prevede che il mio personaggio si travesta, faccia finta di essere un altro, eccetera. Quindi abbiamo la possibilità di cambiare costume. Cambiare costume significa che il personaggio resta lo stesso, però, aspettate che pulisco e lo faccio vedere. Pulisci. Ok, rendo visibile il mio amico. Lo faccio diventare grande. Eccolo qua. Vedete che ora corre? Perché ho switchato fra il costume 1 e il costume 2. Però ripeto, sono costumi, sono apparenze dello stesso personaggio, non è un nuovo personaggio. Ma al di là di questa differenza, che non è la cosa importante da capire è che in realtà qui si ritorna un po' agli stessi blocchetti che abbiamo visto anche prima, tipo il salta o il raccogli. Il blocchetto cambia personaggio è un blocchetto che ha senso solo dentro quella storia, ok? Non è un blocchetto che troviamo pari pari dentro Scratch. Eventualmente lo potremmo programmare dentro Scratch, ma questo insomma sarebbe già una cosa piuttosto avanzata utilizzando le possibilità di crearsi dei propri blocchi. Però insomma di fatto è un tipo di blocchetto poco universale che ha senso solo dentro il gioco, dentro la narrazione di Scotty Go, ok? E infatti per questo motivo andiamo avanti, perché a me poi interessa farvi vedere invece i blocchetti più universali, dove in qualche modo, che è un po' tutto lo scopo di questo webinar, trovare appunto cosa c'è in comune fra Scotty Go, Scratch, e che queste cose che hanno in comune, questi blocchetti, poi in realtà sono comuni a tutti i linguaggi di programmazione, sia blocchetti che testuali, quindi mi interessa sottolinearli anche in modo che voi docenti possiate in qualche modo dare soprattutto partendo boh, dall'infanzia, dalla primaria, ora non so, anche da pensate di introdurre Scotty Go, di solito insomma viene considerato un po' un prodotto da primaria, volendo si può spingere anche un po' alle medie. Ma chiaramente per in qualche modo creare tutto un percorso, via via dalle cose più facili alle cose più articolate e complesse, chiaramente diventa tutto più facile se riusciamo a sottolineare cosa c'è in comune, a in qualche modo spiegare tutta la filologia del progetto, del processo, scusate. Quindi qui si continua col cambio personaggi e andiamo velocemente al nuovo modulo, che se non ricordo male dovrebbe essere l'Antartide. Avanti. Anche qui in Antartide vengono appunto introdotti dei nuovi blocchetti, che però anche questi alla fine hanno senso solo nella storia di Scotty Go, appunto tipo posiziona attiva, e quindi su questi passiamo velocemente perché ripeto non hanno una vera corrispondenza poi dentro Scratch, che fanno parte della storia, non tanto del, quindi bisogna solo capire in che punto del codice inserirli e basta, non agiscono, diciamo, sull'algoritmo del codice, sul suo diagramma di flusso, sulle biforcazioni, su queste cose qui. Sono semplicemente una riga, un blocchetto di quel diagramma, del diagramma di flusso del nostro algoritmo, e fanno una cosa che però è una cosa che si può fare solo dentro Scotty Go e non all'interno di altri linguaggi. Più interessante è ciò che accade nel modulo successivo. Vediamo, non mi ricordo se è in questa dispensa o in quella dopo. Mi sembra sia in quella dopo a questo punto, perché questa sta per concludersi. Esatto, è in quella dopo. Eccola qua. Andiamo un po'
avanti a pagina 23. Andiamo indietro, dov'è che inizia? Dov'è? Oh, eccolo qua. Modulo Asia, modulo 6, Asia. Oh, qui finalmente troviamo un bel blocchetto che invece è molto importante, che è il repeat while, che è un condizionale. Che cosa ci dice? Che, vediamo se c'è un esempio che si vede un po' meglio. Ripeti ciò che c'è dentro, quindi ciò che c'è dentro fra il primo blocchetto arancione e il blocchetto end, ripeti finché, mentre finché davanti è vuoto, ok? Oppure ci possono mettere anche altre condizioni. Ovviamente il concetto di vuoto, ostacolo, eccetera, anche, ripeto, anche questa roba qui ha senso solo dentro Scotty Go, perché non è detto che usiamo che ci sia questa scusate, che ci sia un ostacolo, che ci sia qualcosa di vuoto dentro Scratch, dipende da quello che andiamo a programmare o in altre applicazioni. Ma il blocchetto ripeti mentre o ripeti fino a invece è universale, lo si trova in, diciamo, in tutte le piattaforme di coding, di programmazione, eccetera. E vediamolo in azione, vedete? Scotty Go ripeti fino a che davanti, ripeti, fai un passo finché davanti è vuoto. A un certo punto, quindi, questo girerà fino a che, questo ciclo continuerà a girare fino a che il nostro robottino non raggiungerà questo oggetto. Dopo che l'avrà raggiunto, farà un passo ulteriore, perché si fermerà un attimo prima, perché la condizione è finché è vuoto, si fermerà la casella prima, farà un passo e lo raccoglierà. Ok, quindi qui vedete com'è che agisce. Poi ovviamente ci sono tutte delle varianti che, insomma, usano gli stessi blocchetti, insomma, per farci vedere un esempio un po' più articolato, dove semplicemente si lavora sull'aspetto sequenziale delle istruzioni, eccetera. Andiamo a vedere come esprimere il repeat while, il ripeti fino a che, ripeti mentre, come lo si esprime dentro Scratch. Eccoci tornati in Scratch. Il blocchetto, diciamo, il blocchetto repeat while lo trovate sempre sotto le strutture di controllo, che, come vi ho detto, sono proprio una delle quattro categorie più universali di Scratch. Infatti vedete che lo trovate anche in Scotty Go, pari pari, ripeti fino a quando, eccolo qua il blocco, ok? Questo ripeti fino a quando, l'ho già inserito. Ovviamente non potendo inserire una condizione del tipo casella vuota, casella piena, casella occupata da una transenna, eccetera, come abbiamo visto in Scotty Go, devo in qualche modo inserire una condizione che abbia senso dentro Scratch. In questo caso la cosa più semplice che potevo mettere è che anche qui, se ci pensate bene, questa condizione, sto toccando il colore viola, questo colore di questo campo qui, è qualcosa che ha senso solo dentro questo tipo di rappresentazione, proprio questo esempio specifico che vi sto facendo vedere, perché il blocchetto ripeti fino a quando, abbiamo visto che c'è anche in Scotty Go, ma sto toccando il colore viola, chiaramente non c'è, abbiamo visto che non c'è in Scotty Go, quindi questo vi fa capire proprio cosa è universale e cosa è specifico, ok? Cosa è circoscritto, questo è molto importante, come vi ho già detto. Ora, non è l'obiettivo di questo webinar, ma solo per informazione, il blocchetto sto toccando il colore lo trovate nel menu sensori. Ok, molto importante per sapere veramente il colore che andiamo a toccare, perché altrimenti se ci provate non vi funzionerà sicuro. Dovete cliccare qui sopra, selezionare l'oggetto Color Picker e andare a campionare il colore che volete prendere come riferimento, ok? Per essere sicuri, perché se lo cercate manualmente questa sfumatura di viola o di fucsia o di indaco, non lo so come chiamarlo, non lo trovate, perché i colori si esprimono con determinati parametri e la cosa migliore è fare proprio il color picker. Ok, l'abbiamo già visto in azione, eccolo qua, vedete? Ripeti fino a quando sta toccando e il nostro gattino, tac, si blocca.
si blocca lì, davanti al nostro campo viola. Se estrapolassi questo codice da questa condizione di ripeti fino a quando, aspettate, scusate, dovrei ovviamente inserirla dentro, come abbiamo visto anche nell'esempio in precedenza, dovrei metterla dentro un altro ciclo, mettiamo il per sempre, che okay, no, 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 no. Così, così, come abbiamo visto prima negli anni dati, lui continuerà ad andare all'infinito, non curandosi appunto del campo viola, ok? Mentre invece se lo rimetto qua dentro il condizionale del ripeti fino a quando. Si blocca. Ok, quindi questo è molto importante perché appunto nel modulo ASIA viene introdotto uno dei blocchetti universali più importanti che lo si trova insomma in vari linguaggi, il while do di Arduino, eccetera. Ok, andiamo avanti e andiamo al. Poi vedete qui ovviamente si possono esprimere altre condizioni che, come ho detto, però essendo circoscritte non ci interessano più di tanto. La cosa più importante è per concludere il nostro webinar, perché poi semplicemente continuano ad essere aggiunti poi blocchetti che, ripeto, non hanno poi un equivalente in Scratch, è andare a vedere il modulo dove invece vengono introdotte le variabili, che sono una cosa importantissima sia in Scratch sia in ScottyGo, e quando poi i ragazzi diventeranno più grandi in mBlock, Arduino, eccetera. E quindi andiamo a quest'altro modulo. Questo è l'ultimo modulo, l'Australia 1, cioè l'ultimo modulo che vedremo in questa lezione. Poi gli altri ce n'è ancora qualcuno, perché dobbiamo esaurire la dispensa. Vedete, non siamo ancora a metà. Gli altri che sono altrettanto importanti, chiaramente andando più avanti nel gioco, vengono introdotti appunto blocchetti più complessi, più universali, che secondo me possono spingere anche l'uso di ScottyGo anche fino alle medie. E oggi ci fermeremo qui in Australia 1 con l'introduzione delle variabili e poi gli altri blocchetti altrettanto importanti, i condizionali, if else, else if e compagnia, le vedremo nella prossima lezione, dove parleremo appunto dei thread, perché questo è importante per capire proprio come si intrecciano tutte le condizioni e c'è una differenza abbastanza importante fra ScottyGo e Scratch, che riguarda proprio la possibilità in Scratch di gestire proprio tante colonne parallele di codice, il thread appunto, mentre in ScottyGo ce n'è uno. E questo ci chiaramente dentro ScottyGo abbiamo dei vincoli dovuti alla storia, e quindi nella prossima lezione cercherò anche di mostrarvi due approcci un po' anche dentro Scratch, perché chiaramente dentro Scratch, essendo un ambiente di programmazione, abbiamo più possibilità di creare degli esempi ad hoc per rendervi più facile comprendere alcuni concetti. Australia 1 e variabili. Ok, le variabili, abbiamo la possibilità dentro ScottyGo di fare quelle che si chiama tecnicamente una dichiarazione, definizione di una dichiarazione, scusate, di variabile. Cioè di creare una variabile x uguale a un determinato numero, ok? Eccola, x uguale a 3. Questo a cosa ci serve? Perché semplicemente magari noi abbiamo bisogno di questa cifra, detto ora in maniera semplificata, poi l'approfondiremo meglio la prossima volta. L'esempio classico di uso della variabile è perché per risparmiare un po' di risorse in qualche modo, di tempo anche eventualmente nella revisione di un codice. Immaginate che io faccia, vediamo qua dove si vede meglio. Ok,
Immaginate che io debba fare un codice parecchio lungo con un elenco, ora qui non è tanto lungo, però già vedete che viene ripetuto 3 volte questa X dopo la sua dichiarazione e qui teoricamente uno se non avesse messo una X avrebbe messo la cifra 3 oppure un'altra cifra. Ok, immaginate che poi semplicemente questa cifra non va più bene e deve diventare 4. Immaginate che questo codice uno lo stia scrivendo testuale. E che magari invece di ripetersi 3 volte questo parametro, magari si ripeta 100 volte, 200 volte all'interno del codice. Dovrei andare a cercare tutti i 3 e cambiarli in 4, in 5, nell'altra cifra che ho deciso. Dovrei proprio andare a cercare le singole righe, cancellare la cifra 3 e mettere la cifra 5, 6, quella che ho deciso. Se uso una variabile, creo una x o una y, oppure un'altra. Ora qui siamo vincolati alla x e alla y, in Scratch possiamo dare il nome che vogliamo, così come negli altri linguaggi di programmazione. Chiaramente non dovrò andare a revisionare tutte le singole righe, mi basterà andare alla prima riga dove c'è la dichiarazione e dire che x, invece di essere uguale a 3, è uguale a 10, uguale a 5, uguale a 6, quello che voglio. Ok? Ve lo faccio vedere anche in Scratch. Come ultima cosa della giornata, le variabili si creano dal menu variabili, che è quello arancione. Ora lui di base ci dà già una variabile come di preimpostata che possiamo anche usare, possiamo anche rinominare usando il tasto destro. Altrimenti, se ne vogliamo creare un'altra, facciamo crea una variabile, la chiamerò prova. Eccola qua. Facciamone la dichiarazione, diciamo che voglio che questa variabile sia uguale, invece di mettere il numero assoluto qui nel ripeti 4 volte, magari voglio mettere ripeti, scusate, ah, qui devo scegliere prova, invece di usare la cifra 4 voglio appunto usare la variabile prova, vedete così, e dichiaro la variabile prova uguale. Fuori dal ciclo, vedete? Ok? E il nostro codice farà la stessa identica cosa di prima. Ora, in questo caso non è che servisse a molto perché la variabile prova qui viene ripetuta, viene inserita una sola volta, ma immaginate che debba comparire varie volte in un codice parecchio lungo e poi uno dicesse, però invece di fare ripetere il gattino 4 volte e poi farlo diventare più piccolo, magari lo voglio far ripetere 5 volte. Uno dovrebbe andare tutte le volte a cercare tutti i 4 e sostituirli manualmente con 5. In questo caso basterebbe andare al primo rigo della dichiarazione e cambiare 4 in 5. Ok? Benissimo. Allora, il nostro webinar finisce qui. Spero che, insomma, vi sia piaciuto, che tutto sia stato chiaro. Per qualsiasi cosa vi invito comunque a porre delle domande anche a posteriori. In chat cercherò di rispondere il prima possibile. Sono giorni un pochino caotici, sappiamo tutti perché. Tanto insomma, dovreste essere in ascolto, dovrebbe essere tutta una platea di docenti, persone che comunque lavorano dentro la scuola. Sappiamo quali sono le problematiche di questi giorni. Cercheremo insomma di rispondere rapidamente alle vostre domande in chat. Ci vediamo tra qualche giorno con la seconda lezione, dove affronteremo gli ultimi moduli di Scott Tigo. E ragioneremo proprio su questa cosa dei thread. Vi anticipo che appunto il thread è dentro Scratch, cioè in Scott Tigo ce n'è uno, perché il codice va tutto messo dentro il blocchetto inizia e il blocchetto finisci, quelli viola. Dentro Scratch i thread sono queste colonne e come saprete se ne possono fare varie in parallelo, sia sullo stesso personaggio, sullo stesso sprite, sia su sprite differenti e questo cambia un po' di cose. Ok, io vi saluto e buon lavoro, ci vediamo presto.